La squadra del tennis Italia di Forte dei Marmi si sta preparando all'inizio del campionato di Serie 1. Il primo incontro è in programma il 15 ottobre con Schio, un appuntamento destinato a segnare tutta una stagione, visto che le nuove regole del campionato hanno messo nelle condizioni il tennis Italia di non essere più tra le protagoniste, ma un outsider, visto che le regole hanno imposto che i giovani non possono essere inseriti come Marrai e Trusendi, i giovani del circolo, e proietteranno alla ribalta della Serie 1 molti ragazzi cresciuti nel vivaio ma con poca esperienza. Quindi è un'occasione importante per alcuni di questi per mettersi in vista. Nel girone oltre a Schio, il tennis Italia Forte dei Marmi si troverà di fronte anche il tennis Massa Lombarda e Due Ponti di Roma. L'organico del tennis Italia dispone effettivamente di Lorenzi, Serventas, Straff, Donati, Volandri, Marrai, Trusendi, i più giovani Furlanetto, Graziani, Grasso, Calvani, Mancini, Graziani e Gomer Monio. C'è anche da ricordare che il tennis Italia sarà in asse di partenza anche con una squadra maschile in Serie B e con una femminile sempre nel campionato cadetto, quindi ormai è questione di poche settimane e poi inizierà davvero la stagione effettiva anche per i ragazzi del patrono di Sergio Marrai.